tutti, Max De Falco, redazione per Sempre News. Siamo sul campo del Rugby Clan Santa Maria Capo Arretere. Giornata di pioggia, non vi dico come piove, ma comunque il rugby finché la palla rimbalza si gioca, quindi stanno giocando. È la tappa della Coppa Italia femminile. Siamo con Katia Pacelli, è una psicologa, direttore dell'associazione Salva Mamme, progetto Valigia di Salvataggio. Collabori con le Fiamme Oro, in questo caso le Fiamme Oro Rugby, e Massimiliano Bizzozzero, anche tu delle Fiamme Oro Rugby, sei il referente delle attività sociali. Siete qui oltre che per seguire le ragazze, perché si intende portare avanti il progetto Il Rugby e la lotta contro la violenza con le donne. Vero Katia? Assolutamente sì, il rugby è uno sport che si presta tantissimo proprio a promuovere determinati valori e soprattutto all'uso in maniera chiaramente controllata di quella che poi è la forza e quindi il contrasto proprio con la violenza, che non è la stessa cosa. Certamente, queste ragazze sanno, tra virgolette, il gioco porta leggermente a potersi difendere, a poter... questa difesa gli può essere di aiuto, insomma, però relativamente la lotta contro le donne è una cosa che va sicuramente combattuta assolutamente e va portata avanti. Questa è la valigia di salvataggio. La tua meta è non tornare indietro. Salva Mamme dona la valigia di salvataggio alle donne in pericolo, perché non manchi loro nulla, per consigliarle, perché ogni passo sia quello giusto. Valigia di salvataggio, per non tornare indietro. Massimiliano, tu ti occupi, abbiamo detto, delle attività sociali per quanto riguarda le Fiamme Oro Rugby. Questo progetto, tu so che oggi vuoi anche un po' parlarne con le ragazze dopo la tappa. Sì, l'occasione... volentieri, perché crediamo fermamente, come chiamano rugby, può essere stato in qualche istituzione, ad essere utilizzare lo sport come un veicolo su tante tematiche, quindi tutte quelle tematiche sociali. Nello specifico oggi è una giornata organizzata una lotta contro la violenza di genere, vogliamo essere presenti, visto che tanto facciamo progetti nelle scuole, dove cerchiamo di fare la prevenzione soprattutto, coinvolgendo i giovani, usando lo sport come un veicolo di informazione, sia il gioco diretto, perché è uno sport che comunque prevede il contatto fisico, e come ha detto bene Katia poco fa, cercare di discriminare quello che è l'uso violento della forza rispetto a quello che è l'uso giustificato in qualche maniera e anche portato come obiettivo, perché è quello che gli raggiunge la prestazione sportiva. Assolutamente l'idea è questa. Festeggiamo, l'abbiamo detto, il 25, insomma si festeggia quello che si può festeggiare, ricorre questo anniversario della lotta contro le donne, bellissima iniziativa sia da parte di Katia che di Massimiliano. Ve lo ricordo, siamo a Santa Maria Capo Arretere sul campo del Rugby Clan Santa Maria Capo Arretere e c'è la tappa della Coppa Italia femminile. Io ringrazio Katia, ringrazio grazie. Massimiliano, mio omonimo, che piacere, e grande iniziativa, sempre Forza Rugby. Max De Falco, redazione per Sempre News, alla prossima. Questo programma è stato offerto da...